Sì, grazie Presidente e buongiorno consiglieri. Ho mandato il contratto. Introdurrò i temi del bilancio consolidato affrontando i seguenti punti. Due premesse, due blocchi di premesse per introdurre l'argomento, l'illustrazione dei criteri di formazione, l'elenco degli enti e delle società componenti il gruppo amministrazione pubblica di Napoli, i risultati di sintesi e le considerazioni finali. Prima premessa, dietro la presentazione del bilancio consolidato del sistema comune di Napoli c'è un lavoro intenso degli uffici, delle partecipate alle quali va e ai quali va il mio ringraziamento personale e collettivo. Così come ringrazio i revisori che hanno dimostrato ancora una volta non solo grande competenza professionale, li avevamo già conosciuti su questo versante, ma di nuovo anche grande autonomia di valutazione, di esame e di analisi. Alla lettura concreta il linguaggio dei consolidati non è un linguaggio dei consolidati pubblici, non è un linguaggio autonomo, è importato da modelli aziendalistici e in realtà l'uso stesso dei termini rischia in alcuni casi di portare, diciamo così, fuori pista la nostra analisi. Cercherò con illustrazione rigorosa invece di non correre questo rischio. Il giudizio: noi siamo di fronte ad una ricognizione di carattere contabile fra le uscite e le entrate, non aggiungiamo, mi scuso per la ripetizione, valore aggiunto, nel senso che contrariamente alle partecipate di altri comuni, stiamo parlando di partecipate 100-100, cioè dove la presenza dell'amministrazione comunale è esclusiva. In altri comuni ci sono partecipate che svolgono un'attività anche nel settore privato, per esempio l'ATM, l'azienda di trasporti milanesi, ha circa, se non ricordo male, il 40% del proprio bilancio che deriva da prestazioni rivolte a soggetti terzi, ivi compreso per esempio la gestione di un servizio di autonoleggio. Colleghi, c'è un po' troppa confusione, non vice sindaco sta indicando l'atto per il quale siamo qui convenuti il 28 di dicembre, dobbiamo ritenere che sia importante e quindi va ascoltato, prego. Grazie. Il processo sta andando a regime, siamo al secondo consolidato del sistema comune di Napoli, non sono fatti meccanici, siamo però impazienti perché tutti i tentennamenti e una qualche ruggine scompaiono per dare finalmente compiutezza a tutto il processo. Devo dire, senza voler essere melodrammatico ma contenuto sulle questioni, che probabilmente questo è l'ultimo consolidato dell'Italia Unita, nel senso che, come è stato dichiarato 3 giorni fa, entro il mese di febbraio noi conosceremo un'Italia probabilmente a 3 velocità, nel senso che non solo saranno devolute ad alcune regioni 32 materie e, pur non essendo un laureato in diritto, tantomeno in diritto costituzionale, ricordo che c'è un articoletto con un comma nella parte finale della finanziaria nella quale si dice che alcuni processi di devoluzione possono accadere una volta che sono stati definiti i LEP, livelli essenziali di prestazione, cioè quella garanzia minima che fa dei cittadini italiani dei cittadini uguali in ogni luogo e in ogni ambito del nostro territorio. Cominceranno alcune regioni del nord, il Veneto, la Lombardia, l'Emilia in primis, seguiranno rapidamente le altre, addirittura prefigurando una unificazione fra le Marche e l'Umbria. Ma perché cito questo e che cosa significa questo dal punto di vista politico oltre che contabile? Sul politico le consigliere e i consiglieri qui presenti hanno ampi strumenti per analizzarne le ricadute, ivi compreso ovviamente questo gesto di disprezzo istituzionale verso milioni di persone che abitano, vivono, lavorano, alcuni casi bestemmiano nelle regioni del Mezzogiorno. Ma il paradosso è che si costruisce un processo
nel quale l'attribuzione delle risorse, perché questo è il punto, avverrà in modo diversificato sulla base del gettito fiscale, per cui a fronte di tassazioni uguali in tutto il paese, la differenza sarà la ricchezza territoriale. Peraltro, come ben ha dimostrato lo Svimez, con un calcolo approssimativo, diciamo così, a casa mia si direbbe a spanne, spannometrico, del margine di ricchezza addizionale, per cui sostanzialmente nel conteggio non si valorizza solo quanto ogni regione produce, ma anche quel margine che compete all'amministrazione statale. In ciò facendo sì, per esempio, cito un settore a me particolarmente caro, che un istituto scolastico di 1000 allievi a Padova abbia un finanziamento tre volte tanto un istituto di 1000 allievi nella provincia di Catanzaro. Per questa ragione io credo che nel momento in cui il flusso delle risorse è un flusso che non segue una logica di carattere compensativo, ma una logica di carattere discriminatorio, si possa dire che probabilmente siamo di fronte all'ultimo bilancio consolidato di un'Italia unita, se non saremo in grado ovviamente di riportare a ragione e a rispetto della Costituzione questo processo. La seconda premessa, il secondo blocco di premesse, è che il consolidato di bilancio è il frutto di un processo complesso, articolato tra la capogruppo comune di Napoli e le controllate. È essenzialmente un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo amministrazione pubblica. È un documento utile, peraltro, per evidenziare i soli rapporti attivi e passivi intrattenuti con soggetti esterni al gruppo amministrazione pubblica, perché le quote fra i diversi componenti si compensano fra loro. Nel caso del cosiddetto comune, del consolidato, scusate, del comune di Napoli, avendo l'ente affidato, lo dicevo poc'anzi, la gestione di servizi pubblici a società interamente pubbliche, il valore apportato dalle stesse al consolidato non è molto rilevante, in quanto le più importanti sono tutte titolari di contratti di servizio con lo stesso ente controllante. Però su quattro punti ulteriori intendo richiamare la vostra attenzione, perché ovviamente non sfugge a nessuno di noi che per motivazioni diverse e tutte di carattere oggettivo noi non abbiamo presentato e approvato il bilancio consolidato entro il 30 settembre del 2018. Le ragioni sono riassumibili in quattro casistiche. La prima riguarda Asia, nel senso che la società è stata oggetto di un decreto a seguito di sentenza della Cassazione in cui si ingiungeva alla stessa il pagamento immediato di 17 milioni e mezzo relativamente ad una debitoria pregressa con la società FIBE. Siamo dentro all'epoca emergenza rifiuti, che di fatto ha determinato la necessità di approfondimenti contabili, considerata la necessità di procedere nel bilancio 2017 di Asia al relativo accantonamento. Fuori da metafora, gli approfondimenti contabili avrebbero comportato, se non si fosse giunti ad una diversa soluzione, o la necessità per Asia di scrivere interamente nel 2018 e 2017 l'intero ammontare, o che il Comune di Napoli garantisse lo stesso. Le interlocuzioni avviate con FIBE e il gruppo Salini e concluse alla metà del mese di novembre hanno consentito di definire un importante accordo transattivo che ha determinato una dilazione finanziaria degli importi da restituire. La società, pertanto, è stata in condizione di approvare il bilancio di esercizio 2017 in data 27 novembre 2018. Secondo tema riguarda Napoli Servizi. La società, nel corso dell'esercizio 2018,
è stata interessata da diverse situazioni molto complesse che non hanno consentito di predisporre nei termini civilistici il relativo bilancio di esercizio 2017. Il primo tema è che è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio tra l'ente e la società, fra il Comune di Napoli e la Napoli Servizi, che ha rivisto radicalmente il rapporto che passa da ribaltamento costi a prestazioni corrispettive, e la sottoscrizione del relativo contratto era funzionale ovviamente alla predisposizione di un bilancio in continuità. L'altro aspetto, sempre relativo a Napoli Servizi, riguarda la trattazione contabile di due rilevanti poste, quali il contributo in conto esercizio concesso nel 2011 e il contributo relativo ai lavoratori socialmente utili, pari al numero 60 lavoratori assunti dalla Napoli Servizi per un importo e un esborso complessivo di 8 milioni di euro, che però devono transitare dalla Regione alla Napoli Servizi. Il terzo tema riguarda il bilancio di Napoli Holding, perché quel bilancio era essenzialmente legato all'approvazione dei bilanci della controllata ANM in concordato preventivo, e come avrete saputo dalle discussioni in Consiglio Comunale e da quanto emerso sui giornali, la società ANM ha avuto il provvedimento di ammissione, virgola, peraltro in tempi rapidissimi rispetto ad altre situazioni in analogo quadro di riferimento, e quindi ciò va, diciamo così, a merito di quanti hanno lavorato attivamente alla definizione del piano concordatario. Il Tribunale ha dato il provvedimento di ammissione nel mese di dicembre 2018. Quarto e non ultimo, Terme di Aniano, perché per quanto concerne le terme, nel corso dell'esercizio 2018 le terme sono state interessate da novità molto complesse che hanno di fatto rallentato l'approvazione del bilancio 2017. In particolare, a gennaio ci siamo trovati nella condizione di risolvere per inadempimento del contratto di affitto di azienda il rapporto con la società Nuove Terme. Secondo, conseguentemente, la gestione dei dipendenti ha comportato la sottoscrizione di accordi di distacco presso altre partecipate, considerando che una serie di attività non erano più sostenibili nell'immediato. Terzo, l'apertura di una procedura di arbitrato per definire compiutamente la partita del dare e avere fra Terme di Aniano e Nuove Terme, e per noi è tutta ad avere quella partita. Non ultimo, poco prima di Natale, la revoca del fido bancario da parte di Intesa, questioni che, devo dire, con un intervento decisivo del sindaco e l'apertura di una partita di ascolto con Intesa, è stata affrontata e risolta nel giro di pochi giorni. Per queste ragioni, quindi, non siamo stati in grado di rispettare la scadenza del 30 settembre per la presentazione del consolidato. I criteri di formazione sono sostanzialmente due: il bilancio consolidato trae origine, uno, dal rendiconto di gestione del Comune di Napoli, che è la capogruppo, approvato dal Consiglio con voto, con deliberazione numero 32 del 2018, e l'altro elemento che dà origine al consolidato sono i bilanci di esercizio redatti dalle società e dagli enti inclusi nell'area di consolidamento. Poi vedremo nel dettaglio fra un po' quali sono le società e gli enti inclusi in questa area di consolidamento. Vale la pena di ricordare la nostra memoria, perché siamo freschi di una discussione che ha solo un anno di anzianità, ovvero il consolidato 2016, che se alla scadenza prevista i bilanci dei componenti il gruppo non sono ancora stati approvati, viene trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione, e quello è il documento contabile utile per definire il bilancio consolidato.
e preliminarmente l'azione che noi abbiamo fatto su questo versante, in questo senso la situazione è migliorata fra il 2016 e il 2017, abbiamo garantito l'uniformità dei bilanci da consolidare, partendo da pratiche, da culture e da esperienze, in alcuni casi anche molto diverse le une dalle altre. I criteri di formazione, l'iter procedurale, quali sono stati? Sono stati i seguenti. Con una delibera dell'agosto del 2018 abbiamo individuato gli enti, le aziende e le società componenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Napoli, nonché tra questi l'elenco da ricomprendere nell'area del consolidamento. Ben prima di questo atto abbiamo fornito formalmente istruzioni ai soggetti partecipati inclusi nell'area di consolidamento affinché procedessero alla riclassificazione dei bilanci in adesione a quanto dichiarato dal Comune di Napoli, venisse definito il termine di trasmissione in modo utile, il dettaglio delle operazioni infragruppo. In sede di consolidamento sono state sommate le singole attività e passività e singoli componenti del conto economico. L'elenco degli enti. La nostra articolazione è la seguente. Noi abbiamo 4 enti strumentali controllati, dei quali uno, il consorzio di gestione di San Giovanni in liquidazione, abbiamo 6 enti strumentali partecipati, abbiamo 9 società controllate, delle quali 4 in liquidazione. Mi riferisco a Napoli Sociale, mi riferisco a Terme di Agnano, a Sirena e a Elpis. Al momento della predisposizione del bilancio consolidato del nostro comune, lo stato dei bilanci oggetto di consolidamento è il seguente. ABC ha il preconsuntivo presentato, ASIA ha approvato in assemblea il bilancio, Napoli Holding ha approvato il preconsuntivo, Napoli Servizi il preconsuntivo, il consorzio San Giovanni ha approvato il bilancio in assemblea, Elpis in liquidazione l'ha approvato in assemblea, Napoli Sociale ha approvato in assemblea, Terme di Agnano in liquidazione ha approvato il preconsuntivo. Nota annotazione importante. Per nessuna delle nostre partecipate rientrante nell'area del consolidamento, quindi 9 di cui 4 in liquidazione, il Comune di Napoli ha provveduto nel triennio 2015-2017 al ripianamento di perdite. Risultati di sintesi. Il bilancio consolidato include, come ho detto ripetutamente, soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Pertanto, in sede di definizione, in sede di consolidamento, le operazioni e i saldi reciproci di seguito rappresentati perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. Il consolidato chiude rispetto al 2017 con una perdita di circa 227 milioni di euro. Questa perdita è frutto di operazioni di adeguamento di partite contabili dovute principalmente al riconoscimento nel rendiconto 2017 del Comune di Napoli di debiti fuori bilancio per circa 240 milioni, per altri circa 140 milioni di insussistenze dell'attivo dovute a cancellazioni di residui attivi ritenuti non più esigibili, operazione questa che ha permesso di redigere un bilancio nell'ottica della massima trasparenza. L'attività condotta dal nostro comune in merito al monitoraggio e la rilevazione di numerosi e complessi rapporti contabili con i propri organismi partecipati è stata finalizzata all'allineamento di questi rapporti ed è tuttora in corso, pur registrando in alcuni casi un qualche rallentamento da parte delle nostre società partecipate che siamo impegnati a recuperare rapidamente.
Mi avvio alla conclusione. Dall'analisi del consolidato 2017 emerge una ottima patrimonializzazione dell'ente. Il totale delle immobilizzazioni è pari a 8,8 miliardi di euro circa, con un patrimonio netto pari a 5,6 miliardi di euro. L'attivo circolante è pari a 1 miliardo e 533 milioni ed è superiore al valore di bilancio del Comune di Napoli, che per analoga voce corrisponde a 1 miliardo e 84 milioni di euro. Il debito del gruppo ammonta complessivamente a 4.442.954 euro, con un incremento rispetto alle corrispondenti voci del comune pari a 4.096.113 euro, al lordo della elisione dei rapporti debitori infragruppo pari a 1.684. Conclusione: il Comune di Napoli rappresenta anche a livello consolidato un ente in grado di assolvere alle fondamentali funzioni pubbliche, avendo un livello di patrimonializzazione in grado di sopperire ai debiti contratti. Il risultato della gestione operativa è superiore al corrispondente saldo del comune, pari a 221 milioni. Le imposte sui redditi complessivi pagate dai soggetti compresi nell'area di consolidamento sono pari a 25 milioni, il costo del personale consolidato ammonta a 488 milioni. La proposta del rendiconto ci consentirà nei prossimi giorni, ore, di procedere alle assunzioni. In particolare ci riferiamo a 94 vigili, dei quali 19 già convocati. La parte che manca per arrivare ai 94, attendiamo l'approvazione della legge di bilancio, un'apposita nota e, se tutto viene nelle prossime ore, procediamo con il 31 di dicembre, oppure mi confermava l'assessore Clemente, con la quale mi sono relazionato pochi minuti fa, si procederà con le assunzioni nei primi giorni di gennaio, sapendo che stiamo parlando in questo caso di assunzioni a tempo determinato che ci auguriamo si trasformino quanto prima in tempi indeterminati, perché su questo versante noi, come bene diceva il consigliere Felaco, abbiamo bisogno di aprire una stagione assunzionale non solo per mettere energie all'interno delle amministrazioni pubbliche, ma per corrispondere anche ad una erosione da pensionamenti che nel nostro caso è particolarmente consistente. Peraltro, con un utilizzo delle graduatorie, e anche su questo si apre un vulnus consistente che noi consideriamo rivolto a tutte le graduatorie esistenti e non invece ad improprie e inaccettabili suddivisioni storiche fra annate e annate. Secondo, l'assunzione di 50 maestre. Terzo, l'assunzione di 148 lavoratrici e lavoratori del settore del welfare. Ho terminato la mia comunicazione. Al dibattito secondo le modalità che verranno indicate.